No, tu vedi. Stefano è passato dal pennello direttamente al dito, alla mano. Ti presento i colori di Stefano: blu, verde, rosso e giallo. Mi sono attrezzato con contenitore apposito, giornali dappertutto, anche se dicono che non si sporca, però non dove, si toglie subito questo colore, però. E dove è? Speriamo. Non l'abbiamo provato. Ah, è passato adesso dal pennello, scusa, dalle dita al pennello. Vediamo, queste sono per d'altro, questo è il nuovo Picasso. Nuovo Picasso la situazione questa. Emblema, ci piace più emblema. Il Picasso della situation. Che artista, eh? Oggi giornata di pioggia. Mamma mia, giornata nera. Stefano tornava a scuola. E che cosa ha preso a scuola? A scuola ha preso per la prima volta. Dove sta qualcosa? La prima volta ha preso. Ah, è attaccato. Preso. È arrivato. È uscito così questo. Ha preso i complimenti perché è stato bravo, oggi. Ha fatto l'alberello più bello, come dicevi. Ha fatto l'alberello più bello che c'era sulla storia degli alberelli. Guarda un pochetto. Allora, questo è un tutorial di pittura. Guarda, è bravo però, guarda il colore che fa, guarda. Rimischia, fa, chiude, mo si è incazzato col rosso, chiude il rosso. Il rosso non si chiude, si incazza col blu, adesso chiude il blu. E che fai? Abbiamo finito. Oh, bello, il tutorial, che è finito? E beh, giustamente, questo è un tutorial, un inizio di tutorial. Un inizio di tutorial, ragazzi. Per chi vuole insegnare, imparare la pittura, adesso vi comprerò delle piccole tele. Così può colorare dettagli. Possiamo vedere l'arte. Sì, sì, mi vengo, ci metto una firma finta sotto. Ecco, il quadro si chiama proprio, qua il titolo del quadro è Incazzato. Signori e signori, telemarket, così si fa. Telemarket così vendi quadri. Abbiamo un quadro, un'opera d'arte particolare, un lotto veramente interessante. L'artista lo sta ancora finendo, quindi è bello fresco fresco, eh? Cioè non è un lotto, non è un quadro vecchio, ma è proprio un quadro appena fatto. Ancora si sentono le grida dell'artista mentre si espone e fa questo quadro, perché questa è sofferenza, no? L'artista deve soffrire per fare le sue opere. E quindi questo lotto alla modica cifra di 200 euro. Ed è poco, se pensate che questo tra 100 anni sarà valutato almeno 2, 3, 4 milioni di euro. Approfittate subito, sento già le telefonate. Arrivano le telefonate? Arriva niente? Abbassiamo i prezzi allora, abbiamo detto 200 euro, noi lo vendiamo a... Quanti costano pacchettini Kinder? 3 euro. Adesso cosa? 3 euro. Lo vendiamo a 10 euro. 10 euro chi lo vuole, spedizione, penso 2 euro. Iniziamo a vendere le opere del signore... Giralo e mettilo una prova. Del signore Stefano. Vabbè, questo è ancora carta, eh? Gli sto prendendo le tele, ragazzi, attenzione. Attenzione alle tele perché è interessante la tela, no? Quadretto già fatto, bianco, con la tela ovviamente. E lui può disegnare sopra così si può appendere facilmente al muro. E possiamo anche spacciarli su eBay per... Ho ritrovato questo quadro nel cassetto di mio nonno tanti anni fa, non so che valore abbia, io lo vendo a 30 euro, te frega. Tutti quanti pensano di fare il colpaccio, di inculare il pazzaluto, ma il pazzaluto si è inculato ai 30 euro. Forza Napoli. Gamba gamba, dobbiamo campare. Gamba gamba. Però mi piace questo suo disegnare. Togliamo, togliamo dall'alto in questo senso, carino, eh. Belli sti colori, mi piacciono molto. Penso che sia andato dentro che ha sporcato tutto. Patrivio sempre qua, giustamente. Che ha fatto? Ha finito già? Cioè l'opera è a metà così.
No, quando devo lavare è più sporco. Ah, vuole lavarsi, lo deve combinare con me. Vuoi lavarlo, ma poi non lo sporchi un'altra volta, scusa. Sarà proprio il gioco tuo. Sporco e lavo. È un nuovo gioco. Come ti piace se lavare, sporcare. No. Oh, stai schizzando dappertutto, stai schizzando. Ha schizzato un po' di frigio, va? E guarda che combinato. Avevo c'è 6 franche sta mettendo adesso. Mamma pulisci tu che non posso, ho l'allergia all'acqua, lo sai. Non scherziamo con queste cose. No, tengo un'allergia proprio, mi coppia in mano con l'acqua, proprio. A de giù. Io zitta. Tu zitta, zitta significa colorare nella lingua della mamma, quindi mischia un po'. Cacca. No, vai. Come potete vedere la passione, lui ha inserito anche un po' di passione in questo quadro. Il rosso è quello della passione, quindi ripeto, insomma, un'opera sicuramente da acquistare. Ecco, sostieni un piccolo napoletano in erba, un piccolo artista napoletano in erba, compra questo quadro alla modica cifra di 10 euro. Sì, vai Arturo, vai, più non ti si capisce, più l'arte sale. Tanti, tanti, sì, vai. Tanti, tanti, vai. Troppo, no, mi hai pittato pure la telecamera, mi hai pittato. Io tanti, tanti. Tanti, e fanne tanti. Ma ce sta ancora, ma sti, oh. È pieno, che vuoi ancora? È finito. È piccolo. Ma è piccolo, ma è finito. Devi prima finire questo, poi fate un altro foglio bianco e ne facciamo un altro. Andiamo, che a vendere, fate. Oh. Grazie pure. Finisci questo e poi facciamo un altro, forza. Opera unica, ovviamente, opera unica. Per questo l'artista, per realizzare questo quadro, questa opera, io la chiamerei opera qui a questo punto e mi sbilancerei. Ha usato sia il pennello, come vedete, sia le sue piccole ditine, ma ragazzi, anche la forchetta. Ha fatto le finiture in forchetta, lo possiamo vedere proprio in questo punto, vedete? Siamo proprio l'arte della forchetta, la posizione della forchetta è un'arte nuova, innovativa. Ecco, vedete? Vedete la cattiveria con la quale poi è distrutto il voglio. Secondo me tu 10 euro che lo comprano, ma carta sempre dobbiamo comprare sempre pannelle. Che distruggi tutti, li distruggi. Abbiamo finito? Oh, ah bello, a Picasso. Abbiamo terminato questo quadro qua? Facciamo subito un altro? Dobbiamo vendere? Ecco, vedi che si impasta le dita, è una tecnica nuova, una tecnica nuova. Adesso sta impastando pure la maglietta, una tecnica che prenderà calci in culo dalla mamma. Ecco come sposta l'opera. No, è inutile che fai, colori le notizie. Hai ragione, sono così tristi queste notizie, questi giornali, un po' di colore non guasterebbe. Ahi, abbiamo quasi finito, Attendiamo che l'opera sia finita, poi sarà, ripeto, in vendita per chi volesse acquistarla. La sta picchiettando al momento con cattiveria, quindi ecco, un'opera unica. Ecco, ha finito, ha buttato via una stizza, un euro. Ok, abbiamo finito, corriamo subito alla mamma che è incazzata. Ci vado a calcio, ghiaccio, esci lì. Ingazzò. Non lo so perché ingazzò. Voglio ingazzò. Se ne chiudo proprio questo. È andato via, l'artista scappa. È andato in metta. Si vede che sta già facendo pubblicità dal balcone questo, Ha capito? 10 euro. Opera finita, ragazzi. Finita così, con cattiveria. Quindi lo intitolerei proprio tutorial. I colori della cattiveria.